L'approvazione delle linee guida del nuovo piano regionale dei rifiuti del Lazio segna un punto importante per l'amministrazione Zingaretti e di questo voglio ringraziare l'assessore Massimiliano Valeriani. Gli obiettivi sono chiari: superare l'approccio dell'economia lineare per investimenti concreti sull'economia circolare, percorso già avviato grazie all'introduzione della tariffa puntuale e agli oltre 87 milioni stanziati nel 2017 per isole ecologiche e centri di compostaggio nei comuni. Riequilibrio territoriale degli impianti, autosufficienza del Lazio nella chiusura del ciclo dei rifiuti. Raccolta differenziata al 70% nel Lazio entro il 2025. Un piano green a tutela dell'ambiente che inciderà anche a livello economico nelle tariffe per i cittadini. Ora l'auspicio è che questo iter proceda velocemente con l'approvazione in Consiglio regionale per consentire al Presidente e alla Giunta di far seguire buoni propositi, un'efficace programmazione degli interventi e delle regole per rendere concretamente attuabile il principale obiettivo. L'attuazione di una vera raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta nella città di Roma, nella capitale d'Italia, oggi ferma a causa dell'inefficienza politico-amministrativa della sindaca di Roma, Virginia Raggi. Trovo del tutto corretto e condivisibile che l'ATO del territorio provinciale sia suddiviso in due sub-ATO ed è per questo che non possiamo più tollerare l'assurda situazione della città di Roma, che ancora costringe i comuni della provincia ad ospitare nei propri impianti i rifiuti indifferenziati e gli scarti del TNB di Roma. Dobbiamo fissare paletti ben saldi alla sindaca Virginia Raggi sul periodo da considerare gravemente emergenziale, che le si concede per attuare la raccolta porta a porta e realizzare gli impianti sul territorio comunale. Solo in questo modo saranno premiati quei territori della provincia, come Colleferro, che in questi anni, in questi mesi, con tanti sacrifici, hanno risolto i loro problemi grazie al porta a porta e ad una raccolta differenziata spinta, e non possono farsi più carico dei rifiuti indifferenziati o trattati nel TNB della città di Roma. Ritengo inoltre, rispetto alla prevista conversione degli impianti di Colleferro con la creazione di un distretto industriale, che sia importante delineare fin da subito con precisione la strada che si intende seguire in termini di tecnologie e processi reali da realizzare, pensando a tutte le particolarità del processo, a partire dalla gestione degli odori fino ad arrivare alla creazione di indotti del recupero di materia per riciclare e non più seppellire e bruciare come è stato fatto in passato. Al contrario del Presidente della Commissione, io ritengo che è necessario essere vicini all'amministrazione comunale di Colleferro e al sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, che legittimamente chiede la bonifica dell'area dell'attuale sito di termocombustione. In ultimo, ma non da ultimo, occorre ribadire in quest'Aula con fermezza la data del 31 dicembre 2019 come termine ultimo per la chiusura definitiva della discarica di Colle Faggiolara, oggi ancora utilizzata come discarica di servizio per i rifiuti non recuperabili della città di Roma, con il conferimento quotidiano di una media di 35-36 camion al giorno da 25 tonnellate. Ecco perché assolutamente il 31 dicembre deve essere il termine ultimo e improrogabile della chiusura, imponendo alla città di Roma
di organizzarsi fin da subito all'interno del proprio ATO. Concludo parlando del TMB salario, per il quale, dopo la relazione dell'ARPA, che il 16 novembre ne evidenziava criticità e inadeguatezza, e l'incendio dell'11 dicembre scorso, dobbiamo esprimerci in maniera chiara e ferma per chiedere alla sindaca della città di Roma, Virginia Raggi, un atto ufficiale con cui ne sancisca immediatamente la chiusura, revocando in via definitiva l'autorizzazione al trattamento e stoccaggio dei rifiuti. Chiedo anche che sia istituita una cabina di regia che gestisca la bonifica e la messa in sicurezza di quel sito, restituendo dignità e vivibilità ad un quartiere dopo anni di disagio e di esposizione a rischi non più tollerabili. Guardate, c'è una linea sottile che lega gli impianti di Colleferro al TMB Ama Salario. In entrambi i casi il trattamento dei rifiuti è avvenuto a ridosso di quartieri già esistenti, densamente popolati, vicino agli uffici, di fronte alla ferrovia e a poche decine di metri dalle case e dalle scuole. A Colleferro un istituto di scuola superiore e delle scuole elementari, al Salario addirittura un asilo nido. Bene, questo non deve più avvenire. Nel futuro ogni idea deve essere condivisa, compresa dalla popolazione e metabolizzata, per non ripetere gli errori del passato. È vero, oggi abbiamo altre sensibilità ed è proprio per questo che un pensiero, una visione di sviluppo devono essere condivise dal basso. Ecco perché è giusto ragionare fin da subito per territori in base alla loro affinità sociali ed ambientali, ed è sulla base di questo che occorre sostenere il concetto per il quale gli ambiti territoriali ottimati vanno definiti mantenendo distinta Roma dal resto della provincia. Con la città di Roma che deve provvedere fin da subito a collocare il proprio fabbisogno impiantistico e di discarica nell'ambito dei propri confini. Grazie consigliera Mattia. È scritto...